Ciao a tutti ragazzi, bentornati. Allora, oggi come avevo promesso nel video Ask Martina, ho deciso di girare finalmente il video dedicato alla mia libreria, perché insomma so che avete tante curiosità, tanti dubbi, tante domande da farmi e insomma ho visto che siete curiosi di sapere come si fa ad aprire una libreria, come si gestisce, come lavorarci, se merita o non merita aprirla, eccetera. Quindi cercherò in questo video di soddisfare ogni vostra curiosità e magari, ecco, chiarirvi un po' i dubbi se volete intraprendere la strada che ho intrapreso io. E ho diviso questo grande argomento in sottocategorie, sperando appunto di descrivere al meglio un po' tutte le sfaccettature di questo lavoro. Cominciamo! Allora, il primo argomento che voglio affrontare è perché aprire una libreria. Molti di voi mi hanno scritto, mi è capitato che mi scrivessero, mi puoi dare qualche consiglio perché è sempre stato il mio sogno aprire una libreria. Allora, bisogna che vi rendiate conto che non basta amare la lettura per poter aprire una libreria. Chiaramente, perché è comunque un lavoro, quindi bisogna che ci piaccia anche fare questo tipo di lavoro, che ha chiaramente dei risvolti negativi e dei lati positivi. Quindi insomma bisogna che ci piaccia stare a contatto con la clientela, ci piaccia quindi avere rapporti con persone che non sempre sono facili da gestire, non sempre sono educate. Bisogna appunto saperci fare con la clientela. Le persone sono strane, sono diverse, quindi non sempre sono gentili, non sempre sono educate e non sempre capiscono anche le nostre necessità. Bisogna inoltre cercare di capire le loro, di saperle indirizzare. Non è sempre semplice, quindi comunque lavorare al pubblico è una cosa che deve piacere e, indipendentemente da se ci piaccia o no leggere, prima di tutto. E poi in generale è comunque, come ho detto, un lavoro, quindi bisogna saper gestire anche la parte burocratica, quindi tutti quei documenti che un negozio richiede, che compiliamo e consegniamo al commercialista ogni mese, saper gestire gli ordini, quindi chiamare dei fornitori, essere sempre informati sugli ultimi titoli usciti. Insomma, bisogna cercare di gestire vari aspetti, perché in fondo, infine, appunto, è un lavoro, quindi bisogna anche tenere presente che ci sono delle spese, fare dei calcoli, insomma. C'è la parte bella, cioè quella in cui sei circondato dai libri e li vendi, e la parte un pochino più seriosa, che è quello che sta dietro poi. Quindi ecco, prima di tutto dovete trovare la motivazione giusta, bisogna che effettivamente siete intenzionati a gestire un'attività commerciale, e per questo ovviamente ognuno di voi conosce se stesso e sa capire se può essere il lavoro che fa per lui oppure no. Argomento di cui vorrei parlare è la decisione sul che cosa aprire, quindi se aprire una libreria indipendente oppure una libreria indipendente ma collegata alla vendita di qualcosa appartenente alla categoria cartoleria. Non vi parlerò delle librerie in franchising perché non ho assolutamente idea di come funzioni aprire una libreria in franchising, quindi magari una libreria Mondadori, Feltrinelli, eccetera, quindi vi parlo soltanto di quello che conosco io. Allora, bisogna anche in questo caso ragionare bene su che cosa merita aprire, perché tutto sta nel valutare la zona dove volete aprire il vostro negozio. Se si tratta di una grande città, dove nella zona dove volete aprire voi non ci sono altre librerie nelle vicinanze, o le librerie che ci sono piccole, voi invece volete fare qualcosa di più grande, ecco, in quei casi chiaramente merita aprire una libreria indipendente anche da sola. Per quanto riguarda invece la mia situazione, per esempio, io vivo in un paese molto piccolo della Toscana, non ci sono grandi librerie intorno a me, però è anche vero che a pochi chilometri c'è la provincia, quindi ad Arezzo, e molte persone frequentano la scuola lì oppure lavorano lì ed hanno occasione quindi di andare nelle grandi librerie della città. Considerate che poi c'è sempre Amazon o comunque siti internet che portano via tanti clienti a causa dei prezzi più bassi, quindi in ogni caso, ecco, per quanto riguardava me, se avessi aperto una libreria indipendente che vendeva solo libri, sicuramente sarei fallita in un anno. Questo perché, e questa è una cosa importante da chiarire, sui libri voi non avete un guadagno grande. Per quanto mi riguarda, quando io acquisto i libri, il mio guadagno è del 30% sul prezzo di copertina. Quindi
non potendo decidere voi il prezzo di copertina, voi prendete soltanto quella percentuale lì, togliendo poi le spese di spedizione che un po' influiscono anche sul guadagno. Chiaramente quindi siti internet che possono proporre degli sconti del 25%, è ovvio che fanno una grande concorrenza, perché voi, comunque io non mi posso permettere di fare uno sconto del genere, ridurre il mio guadagno al 5% o anche meno, perché praticamente ci andrà in pari. E ovviamente noi non apriamo un negozio per la bellezza di vivere in mezzo ai libri, ma lo facciamo anche perché è un lavoro e vogliamo guadagnarci. Quindi ovviamente, anche solo per affrontare le spese, e dopo ne parleremo, che un negozio comporta, bisogna tener conto di questa cosa: il libro non ha tanto guadagno. Per questo io consiglio sempre di avere anche una parte relativa alla cartoleria, che poi potrete decidere voi quanto farla grande. Nel mio caso è piuttosto grande, io tengo tutti gli articoli per la scuola, tengo gli zaini, tengo qualche articolo da regalo, giochi, quindi insomma ho cercato di ingrandirmi, anche perché ho un bel negozio grande. Questo perché? Perché sugli articoli di cartoleria voi il prezzo lo decidete, quindi pagate una cifra più IVA, chiaramente da aggiungere, e poi il resto decidete voi quanto guadagnarci, quindi decidete voi quel prezzo imporre al cliente finale, e quindi il margine di guadagno chiaramente è più alto, è sempre più alto quando si tratta di cartoleria, quando potete decidere voi il prezzo è sempre più alto rispetto a quello dei libri. Quindi ecco, valutate anche questo: che cosa merita aprire, una cartoleria insieme ad una libreria oppure una libreria da sola? La libreria da sola è rischiosa, secondo me, però dovete sempre, sempre valutare la zona, perché è quello che conta, sono i clienti che contano. Quindi la quantità di clienti che voi vi aspettate che entrerà nel vostro negozio, usufruirà del vostro negozio, chiaramente è quello che vi farà scegliere. Poi una cosa per esempio che fa tantissimo è avere un'università o una scuola vicino. Ecco, in quel caso siete sicuri che gli studenti verranno in gran numero ad ordinare i libri da voi, potrete mettervi in magari anche in d'accordo con gli insegnanti per fare uno sconto speciale se una classe intera acquisterà il libro da voi. Chiaramente ecco, questi sono tutti piccoli accorgimenti che dovete tenere presenti quando decidete di aprire un negozio. Passiamo adesso alla parte pratica, quindi come aprire un negozio. Allora, io ho spiegato nell'altro video, comunque lo ridirò anche qui, non ho aperto dal nulla, nel senso che la mia mamma aveva un negozietto che univa libri e cartoleria vicino a dove ho attualmente il mio negozio. Lei aveva deciso di chiudere perché non riusciva più a gestirlo da sola, dato che la sua socia aveva cambiato lavoro, e io però ero interessata a prendere il negozio, e quindi che cosa ho fatto? Ho aperto un negozio in un altro luogo, quindi in un fondo bello grande, sono in affitto, ed ho praticamente preso la roba, tutto quello che conteneva il negozio della mia mamma, l'ho portato in questo nuovo negozio, più ho aggiunto chiaramente un po' di cose, perché ovviamente insomma il negozio era molto più grande e mi sono potuta ingrandire. Però in generale insomma funziona per tutti uguale. Dovete, prima di tutto bisogna prendere la partita IVA, non mi ricordo quanto costa, comunque voi fate conto che ogni passo che dovete fare è una spesa, qualunque cosa facciate costa, quindi serve la partita IVA, e poi servono dei documenti particolari che sarà un commercialista a indicarvi. Quindi io per esempio mi servo praticamente la Confesercente, che sarebbe una diciamo un gruppo di persone che si dedicano all'attività commerciale, le aiutano a gestire la burocrazia e ad avere magari delle volte anche degli incentivi per dei prestiti, insomma diciamo che aiutano l'attività commerciale nella gestione del loro lavoro. E appunto ci sono una serie di commercialisti che fanno parte di questa Confesercente che si prendono carico dei vari negozianti e li aiutano nella gestione. Quindi in questo caso io ho una commercialista che fa parte di questa Confesercente, che ogni mese mi ha aiutato quando ho aperto il negozio, e poi ogni mese mi segue passo passo. Quindi quando ho aperto il negozio lei è stata quella che comunque ha gestito tutta la pratica. Vi verranno consegnati dei documenti che dovrete firmare, vi sarà data la partita IVA, e tramite questi documenti voi potrete aprire il negozio. Un'altra cosa che è indispensabile per aprire il negozio è una cassa, un registratore di cassa, perché si sa che gli scontrini sono obbligatori.
purtroppo, quindi anche in quel caso il registratore di cassa è una spesa, quindi dovete comunque comprarlo. E poi ci sono dei documenti che dovrete tenere in negozio, ma queste sono proprio cose particolari che verrebbero spiegate, se aprirete il negozio vi verranno spiegate, quindi per esempio a fine giornata bisogna sempre stampare un resoconto che viene stampato automaticamente dalla cassa e va assegnato in un apposito registro, insomma. Ma queste sono cose proprio minime. In ogni caso, per aprire serve la partita IVA, i documenti necessari che dovete sempre tenere in negozio, un registratore di cassa e poi un negozio nel quale entrare. Ovviamente la cosa importante è che il negozio, come abbiamo detto, sia ben fornito. Allora, anche qui ci sono due casi. Se siete nel caso in cui avete un po' di soldi da parte e riuscite a pagare in anticipo tutto quello che dovete pagare per aprire il negozio, perché ovviamente un locale va riempito e soprattutto per l'apertura deve essere ben fornito, quindi avrete da acquistare migliaia, forse sicuramente decine di migliaia di libri o di oggetti, comunque dovrete investire decine di migliaia di euro, quindi se avete un po' di soldini da parte chiaramente questo aiuterà, perché potrete investirli lì e non dovrete pagare un mutuo. Nel caso in cui la maggior parte dei casi è questa, in cui non abbiate appunto questi soldi da parte, dovrete prendere un mutuo o comunque un prestito. E il prestito è comodo ovviamente perché vi dà un po' di liquidità per comprare ciò che vi serve per aprire l'attività, però ovviamente va ripagato, quindi dovete contare che dopo ogni mese per un tot di anni avrete una cifra fissa da dover pagare e che chiaramente si andrà a sottrarre ai vostri guadagni. Questo è quanto. Parliamo adesso dell'aspetto un po' più pratico, come è lavorare in una libreria. Allora, lavorare in un negozio in generale ha dei lati positivi e dei lati negativi. Diciamo che i lati positivi sono ovviamente che se vi piace il lavoro, voi la mattina vi alzate contenti di andare a lavorare, perché siete in proprio, quindi chiaramente avrete la possibilità di chiudere se avete bisogno di un'ora di tempo per fare una certa commissione, avete la possibilità, e senza dover chiedere il permesso a nessuno, avete la possibilità di decidere i vostri orari, di decidere i vostri tempi, di dedicare al negozio il tempo che vorrete dedicargli. C'è la clientela, che è bello, ragazzi, se vi piace lavorare con le persone è bello, perché è vero che si trovano i clienti più fastidiosi, ma si incontrano anche tante bellissime persone. Io per esempio, essendo qua in un paese, ho veramente quei clienti fissi che vi giuro fanno parte del mio cuore, è proprio bello, è bello perché vi permette di conoscere tante persone in più che poi entreranno a far parte della vostra vita in maniera indelebile. È un lavoro che obiettivamente non è come stare chiusi in un ufficio, d'estate potete uscire fuori, potete chiacchierare con le persone. Non lo so, ci sono dei momenti morti in cui magari non avete niente da fare, può succedere, si può stare magari al computer a fare qualche ricerca, qualche lavoro, potete dedicarvi a qualcosa in contemporanea. Diciamo che obiettivamente è un lavoro più semplice rispetto ad altri. Il grande, grande, grande lato negativo del negozio sono le spese. Avere un'attività commerciale, ma ve ne accorgerete perché io penso che in tutta Italia sia la stessa cosa, avere un'attività commerciale oggi è complicatissimo. Perché i negozi aprono e chiudono in continuazione e da questo vi fa capire quanto sia difficile per un negozio rimanere aperto. E questo appunto è per colpa delle spese. Le spese sono quasi tutte fisse ogni mese, quindi avete, a parte il mutuo, se avete da pagarlo oppure no, poi c'è l'affitto, anche qui se avete la fortuna di avere un locale vostro è un conto, pagare l'affitto è un altro, più il locale è grande più l'affitto è alto, più il locale è in centro più l'affitto è alto, quindi insomma bisogna sapere affrontare anche quello. Poi gli affitti commerciali sono più alti, molto più alti rispetto a quelli dei locali a uso abitativo, insomma. Poi c'è l'INPS, quindi vi dovete pagare i contributi per la pensione. Questi, quando siete lavoratori dipendenti, vi vengono detratti automaticamente dallo stipendio. Nel caso del negozio invece no, quindi ogni 3 mesi dovete pagare ben 900 euro in bollettine F24 per voi, per la vostra pensione, però insomma è una spesa non indifferente. Poi c'è l'IVA.
L'IVA è un discorso complicato da spiegare quindi davanti insomma a una telecamera. Comunque, per farvi capire, se vendete più di quanto acquistate, quindi se gli scontrini dimostrano che voi avete venduto più di quanto avete acquistato, la differenza di IVA che viene calcolata in base alle fatture e agli scontrini la dovete pagare ogni 3 mesi insieme ai contributi, insieme all'INPS. Quindi delle volte quasi quasi una persona dice: speriamo che di aver venduto poco, perché a volte dopo ogni 3 mesi ci si ritrova da pagare 300-400-500 euro di IVA, che pesa, perché i soldi che perché diciamo che lo Stato ragiona così, lui dice: sì, è vero che li devi pagare, ma tu l'hai guadagnata quell'IVA, ed è vero, però quell'IVA è andata comunque, alla fine è andata comunque spesa in altre piccole cose che il negozio necessita, quindi insomma alla fin fine pesa e basta pagare l'IVA. Quindi insomma c'è l'IVA ogni 3 mesi, c'è l'INPS ogni 3 mesi, poi ci sono le spese fisse che sono chiaramente le bollette, e anche lì d'inverno serve un riscaldamento, ovviamente la luce serve, un negozio ben illuminato vende il doppio, quindi insomma... Così, poi ci sono spese come può essere la spazzatura, se avete dei macchinari a noleggio, allora spenderete anche per quelli. Ovviamente poi ci sarà la merce che dovete pagare ogni mese, quella che avete acquistato per sostituire quella venduta. Insomma, il mio consiglio è quello di valutare bene se i guadagni che immaginate, insomma, di fare alla fine dell'anno vi permettono di coprire queste spese e di guadagnarci anche un po'. Non aspettatevi grandi guadagni da un negozio, perché, come ripeto, a meno che non intendiate aprire qualcosa di veramente grande che possa annullare la concorrenza, a parte in questi casi qui, ecco, valutate bene, perché io ci sono stati dei periodi in cui veramente non ho guadagnato niente, ma per mesi e mesi non ho guadagnato niente, poi grazie al cielo mio marito lavora, ha un lavoro fisso, quindi magari dei mesi mi riprendo e guadagno il doppio, però insomma bisogna sempre calcolare se merita o no in base anche alla vostra situazione personale e familiare. Quindi in generale sì, ci sono dei lati negativi che sono questi, il pensiero, perché ragazzi probabilmente non è facile parlarne per me, ma ci sono stati dei momenti veramente in cui arrivo a casa e non penso ad altro che ai soldi e basta, al fatto che devo pagare questo, devo pagare quest'altro. Nonostante io veda entrare gente, ci sono stati dei periodi in cui, nonostante tante persone entrassero nel negozio e comprassero, non bastavano mai i soldi. Quindi è bello, sì, però la preoccupazione a volte rende, diciamo, annulla tutto quello che c'è di bello, ecco. Per quanto riguarda però i lati positivi, ovviamente sono tanti. Io ho gestito questo negozio, adesso sono quasi 4 anni, credo, sì, e ci lavoro insieme alla mia mamma, non ho dipendenti, quindi lavoro soltanto con lei che mi sostituisce qualche ora e basta, quindi anche questo è un bel risparmio, perché i dipendenti costano purtroppo, quindi, no purtroppo, giustamente, però insomma sarebbe una spesa che non potrei sostenere, avere un dipendente, quindi comunque lavoro con lei, questo mi permette di vederla spesso, di vedere le mie sorelle spesso, e poi sono veramente piuttosto conosciuta perché sono rimasta l'unica cartolibreria del mio paese, e quindi conosco tante persone, ho sempre l'opportunità di farmi conoscere, di inventare qualcosa di nuovo. Un altro consiglio che devo dare a chi decidesse di intraprendere un'attività così è quella di avere delle idee, perché oggi sono quelle che portano avanti un'attività, cioè avere qualcosa che gli altri non hanno. Quindi io, per esempio, avendo creato questo piccolo spazio che si chiama, che l'ho chiamato insomma piccolo caffè letterario, che poi è quello che è davvero quello, ci sono dei tavolini, c'è una macchinetta del caffè, ci sono le sedie dove sedersi per poter leggere o consultare dei libri, ecco, io faccio il club del libro lì, quindi ho creato questo club del libro, siamo sempre di più, ogni mese ci incontriamo, questo chiaramente mi permette di vendere dei libri a queste persone che partecipano, le quali hanno uno sconto chiaramente perché fanno parte del club del libro, mi permette di conoscere nuovi titoli, di conoscere nuove persone, ma soprattutto queste persone poi mi fanno pubblicità all'esterno perché si sono trovate bene, oppure ho fatto per un paio di volte un paio di scrittori locali hanno presentato il loro libro nel mio negozio, quindi l'opportunità chiaramente di far entrare gente che non mi conosceva, che magari per qualche motivo, per un motivo o per un altro, non ha mai necessità di venire da me, perché magari non ha bisogno di articoli di cartoleria perché non va più a scuola, eccetera, quindi ho l'opportunità di far entrare queste persone che vogliono invece conoscere un autore e il suo libro, quindi di vendere qualcosa in più.
Quindi ecco, diciamo che queste idee sono sempre qualcosa che piace alle persone. La novità attrae tantissimo, anche perché, come ho detto oggi, in un mondo in cui sembra che tutti facciamo le stesse cose, distinguersi è veramente la cosa principale. E basta, poi consigli, i piccoli consigli sarebbero tanti, anche come arredare e addobbare le vetrine è una cosa molto importante, ma insomma, alla fine queste sono piccole cose pratiche che vedrete e imparerete negli anni e nei mesi, insomma, lavorando nel negozio. Però ecco, io, questi sono piccoli consigli che ho visto che su di me e col mio negozio hanno funzionato. Infine la domanda cruciale: io consiglio oppure no di aprire una libreria? Allora, per quanto riguarda la libreria insieme alla cartoleria, io direi che una volta che avete analizzato come è la situazione intorno a voi, perché la concorrenza è la cosa principale da valutare, secondo me. Nel momento in cui non avete tanta concorrenza, allora sì, merita aprire, avete voglia di intraprendere questo viaggio, di provare cosa vuol dire gestire un'attività, ci sono tantissimi negozi che vanno bene, che si possono permettere appunto anche via via negli anni di ingrandirsi, proprio perché riescono a gestire bene la clientela e il volume d'affari, e questo accade grazie alla mancanza di concorrenza. Se invece decidete di aprire una libreria, soltanto una libreria, ecco, senza la cartoleria, il mio consiglio è no, non lo fate perché le spese sono troppe. Ci sono veramente troppe spese, non merita. Non merita perché sicuramente una volta che avete aperto vi rendete conto che non ce la fate. Io sono sicura al 95% di questa cosa qui. Poi, insomma, alla fine ognuno fa quello che vuole. Il mio consiglio è questo: se invece decidete di aprire insieme a qualcos'altro, probabilmente sarebbe la scelta migliore. Poi nessuno vieta negli anni, piano piano, di decidere di ingrandirsi in un senso o nell'altro, quello poi insomma dipende da voi. Basta, questo è quanto. Ok, questo è quello che io penso riguardo al mio lavoro nella libreria. Ci sono dei cambiamenti in corso per quanto riguarda il mio lavoro, ve ne parlerò però a tempo debito. E basta, io spero di aver soddisfatto un po' le vostre curiosità. Comunque voi non esitate mai a farmi domande, perché io, anche se in ritardo, cerco veramente di rispondere a tutti i commenti che mi lasciate. E niente, grazie come sempre per il vostro sostegno, per essere sempre così educati, perché veramente su YouTube delle volte vedo delle persone che mi fanno venire la pelle d'oca, invece voi siete veramente educati e intelligenti. Ve lo dico sempre, ma penso che sia giusto e doveroso. E niente, io vi ricordo che tutti i contatti miei sono qua sotto, se volete seguirmi anche sugli altri social, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!